Mauro Suma. No, io volevo dire una cosa velocissima ad Anna Maria, buonasera. Io volevo dire questo. Noi ci conosciamo, In gioventù ci siamo conosciuti. Ah, ho capito, Scrivevamo la bene. zona oggi. Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Bene, fa Ok? piacere, fa piacere. Anna Maria, Ciao. io dico questo, le società e le squadre non hanno bisogno dei tifosi quando le cose vanno bene. Sai, quando le cose vanno bene, le cose nel calcio vanno da sole. È quando le cose vanno male che il giocatore e il dirigente ha particolarmente bisogno del sostegno dei propri tifosi. Ora io dico una cosa, la scorsa estate la società vi ha fatto una grossa campagna acquisti, vi ha fatto una campagna acquisti molto importante. Per tornare a farvene una di quel tipo, bisogna che la Juve si qualifichi in Champions League. Se non si qualifica in Champions League è peggio per tutti. Quindi il consiglio che mi permetto di dare, da qui più che una domanda, è: sostenete la vostra squadra fino alla fine della stagione, trascinatela voi, visto che in questo momento magari ha qualche difficoltà, in Champions League e poi discutete e contestate, ma non a stagione in corso. Posso dire una cosa? Certo. È giusto da una parte il ragionamento di Mauro, però lui ha potuto farlo nella crisi che ha avuto inizialmente, all'inizio d'anno con la propria squadra, ha potuto seguire questa logica perché alle spalle della squadra c'è una dirigenza seria. Ci sono dei seri nel senso capace, nel senso che capisce di calcio, che capisce di questi momenti critici, che capisce la piazza e i tifosi. E che arriva, noi arrivavamo oltretutto noi arriviamo da una situazione di calciopoli, ricordatevelo sempre, per cui la pazienza nostra, dopo 4 anni, anzi ci hanno anche accusato che siamo stati fin troppo buoni. Come dice Chirico, non abbiamo neanche mai toccato un cassone della spazzatura e non intendiamo farlo. Però noi abbiamo davanti una situazione in cui non abbiamo la percezione che c'è qualcuno in alto che deve condurre la nostra dirigenza, chi deve condurci poi a questa crisi. Non sappia neanche lei come uscirne, non abbiamo la stessa vostra fortuna di avere alle spalle una dirigenza forte che si sa che capita a questi momenti ma che ne è già uscita e che è capace di fare. Noi non abbiamo questa sensazione, noi stiamo andando avanti con tanta pazienza, non abbiamo mai fatto niente fino ad oggi, in altre piazze sarebbe successo di tutto. Siamo stati tacciati addirittura di essere troppo buoni o pagati da questa società perché non abbiamo mai fatto un gesto eclatante. Ed è proprio per questo forse che non ne abbiamo più. Capiamo che lo spogliatoio, cioè ci sono una serie di situazioni che non sono più sotto controllo, Da per questo cui punto di nessuno di vista. noi ha più questa percezione, questo è grave. Per quello che non andiamo, facciamo una manifestazione pacifica, è costruita, c'è un momento per il ricordo, un momento per il corteo e un momento per la protesta. Si deve capire Una che domanda. noi Ti abbiamo seguo, questa ti seguo paura, Anna, questa abbiamo capito. difficoltà. Anna Maria, abbiamo capito perfettamente. Adesso una domanda rapidissima di Icardi, anche per questioni di tempo, poi Giulio Mola e poi ti prometto che ti lascio. Rapidi, però, vi chiedo gli interventi Ciao Anna rapidi. Maria, io sono Paolo Icardi, come tu ben sai sono tifoso juventino. L'iniziativa secondo me è opportuna e lodevolissima, io mi compiaccio e mi unisco anche a Mauro a Alfio, scusa, per come hai esposto l'iniziativa, quindi secondo me è un'iniziativa che lascerà il segno. Quello che però io, la considerazione che vorrei fare e sulla quale vorrei invitare te e tutti quelli che hanno organizzato questa iniziativa, è che se noi pensiamo che i meno colpevoli di questa situazione siano, come io penso, i giocatori, allora la protesta deve essere più mirata e non si deve fermare alla marcia di domani. E allora io penso che bisognerebbe studiare qualche forma di protesta permanente davanti alla sede della Juventus e poi io vi invito a riflettere a un'altra forma di protesta che purtroppo si può fare una volta l'anno, ma credimi Anna Maria, potrebbe essere molto efficace, che è quella dell'Assemblea degli azionisti, dove io quest'anno mi sono battuto per dire cose che voi state dicendo. Perché diventare azionista della Juventus costa meno di 1 euro, che è il valore di un'azione. E con un'azione si può andare all'assemblea e dire tutto quello che si vuole sull'ordine del giorno. E quindi credo che quella, se ci fossero 1.000 persone che comprano un'azione a testa e vengono tutte e 1.000 all'assemblea, io credo che l'effetto sarebbe molto, molto, molto forte. Una considerazione di Giulio Mola e poi ti lasciamo, Anna. Sì, buonasera. Io volevo sapere un po' qual è il vostro punto di vista dei tifosi, visto che giustamente lei diceva
questa dirigenza sta sbagliando, al di là del fatto che secondo me bisognerebbe chiedere spiegazioni anche a quelli che vi hanno lasciati in queste condizioni, perché se la Juve si è ritrovata a Calciopoli evidentemente perché qualcuno ha sbagliato. Ma se questo... l'anno scorso è arrivata a seconda, Giulio, dai. L'anno scorso è arrivata a seconda, dai. Non fare discorsi così. Attenzione, perché su Calciopoli ci sono diversi punti di vista. Noi crediamo determinate cose, per cui è tutto da vedere se quelli che ci sono adesso ci avevano già abbandonato, anzi ci hanno mandato sotto per poi abbandonare. Ok, ok. Allora, dipende dai punti di vista. Allora, mi perdoni, le chiedo questo. Le dice giustamente questa dirigenza sta facendo errori grandissimi, ma qualcuno di voi avrebbe anche la forza e il coraggio di prendersela con Lippi, che lo sanno anche i muri dello spogliatoio e dietro tutte le operazioni della Juve dalla scorsa estate ad oggi? Ma noi infatti, io tra l'altro non sono abituato a parlare in TV, per cui faccio fatica a tenere un filo logico. Nel discorso che faremo in piazzale davanti alla Fiat, uno dei punti sarà anche questo, valuteremo anche i giocatori. Cioè adesso io sto facendo un discorso breve per cercare io parlo di Lippi. Noi sappiamo, cioè noi non abbiamo solo un punto ben preciso, ci rendiamo conto che siamo accerchiati da una serie di situazioni, ognuno lì non fa più il proprio dovere, che sia il giocatore, che sia il dirigente, e che sia tutto, ci sono anche altre situazioni, compreso la faccenda Lippi. Poi io non so quanto le notizie di, cioè si fa anche fatica a capire quali sono le notizie serie all'interno del mondo Juve e quali siano delle notizie un attimino più o mandate in giro o create ad arte, perché c'è anche questo problema, che anche la comunicazione non è gestita bene. Prima almeno non usciva niente, eravamo tranquilli, adesso esce e non si sa più se quello che esce una volta è vero, una volta non è vero. Sembra che ieri Ferrara si è picchiato nello spogliatoio, o ci sia stata una grossa lite, si gira anche questo ormai. Tra Ferraro e la dirigenza, tra qualche giocatore Ferraro, si capisce. Cioè non è più possibile, allora o chiudono la bocca e non esce più niente, o quello che esce va razionalizzato. Noi non sappiamo più cosa è vero, cosa non è vero. Qualcuno è più fortunato che ha contatto con l'ambiente, riesce ad avere delle informazioni, poi magari le butta fuori in maniera... Cioè è veramente l'apoteosi del niente, del nessun controllo. Anna Maria, non lo sappiamo noi, non lo sanno neanche loro. Anna Maria, io intanto ti ringrazio, poi devo correre in pubblicità, ti faccio i complimenti per il modo in cui ti sei espressa e per la tipologia di iniziativa. Ti dico che seguendo l'Inter già da qualche anno, quando le cose non vanno bene, poi insomma la deriva è spesso facile insomma da arrivarci, quindi bisogna avere anche, come dire, non pazienza. Tu dici c'è stata Calciopoli, sono stati 4 anni difficili. Ma sono come i vostri 15. Abbiamo recuperato, sappiate dagli interessi che abbiamo dato come i vostri 15 anni. Tieni duro, Anna Maria, un grande abbraccio. 20 anni. Dobbiamo correre 20, in pubblicità, poi torniamo. 20, è vero. 20 anni, no 15, facciamo gli sconti. È vero. Un grande abbraccio, a risentirci. Grazie. Ciao Anna Maria.